Dottore, le dovrei parlare. Non c'ho tempo adesso, casomai dopo, si buona, eh? Guardia urgente, è un caso umano. Allora si accomodi. Sentiamo, ti riguarderebbe questo caso umano? Me. In che senso, scusi? È da un po' che qui in ufficio sento come un muro di ostilità nei miei confronti. Nessuno mi parla, nessuno mi affida più incarichi. Io mi sento emarginata, inutile. Immaginate, inutile. Non si è chiesta perché? Eh? Lei ha rovinato la mia famiglia, lo sa. Si è portata a letto via mio figlio Alessio. Poi in seconda battuta quell'altro imbecille Adriano che era fresco di matrimonio e gliel'ha rovinato. È normale, no? Che io possa aver preso dei provvedimenti contro di lei, o no? Ma se mi odia così tanto, perché non mi ha licenziata? Perché non sono licenziata? Ah, nena, ma che viene a rubare a casa di ladri? Fai l'ingenua con me? Se io te licenziavo, donna mi inizia a dire che i miei figli l'avevano molestato sul lavoro e sto faccione veniva sul giornale. Ma che ce ne vieni a provare con me? Sì, brava, Moira, va. Dottore, ma che dice? Io non avrei mai fatto una cosa del genere. Io per lei nutro una stima e un'ammirazione infinite. Io sono andata con i suoi figli solo perché in loro vedevo qualcosa di lei. Non afferro, Moira. Dal primo giorno che sono entrata in questo ufficio e l'ho conosciuta, non ho fatto altro che pensare a lei. Perché lei è un uomo con le palle. Uno che si è fatto da solo. Tosto, deciso, maschio. Gli uomini come lei mi piacciono da impazzire. Non si può fare questo. Non si può fare, non si può fare. Ma mettere, non si può, Moira. Che fa? Ma, no, tutto no. Questo potrebbe essere suo. Basta un cenno. Ma quale cenno? Ma quale cenno? Sta fermati. Si brava, rivestiti, si buona. No, si spogli pure lei. Ma che mi spogli? Ma c'hai straccaglia, raga, ciara, si brava, per favore. Senti, Alberto. Simonetta. Porco. C'è un equivoco, ti giuro. Non c'entro niente, ha fatto tutto lei. Diglielo. Dottore, ma che dice? È stato lei che mi ha saltato addosso. Non è vero. Che schifo.